Buongiorno, rieccoci a Presto Presto, seconda parte. Do il benvenuto al presidente della provincia di Pescara, Guarino Testa. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i cittadini d'Abruzzo. Allora, cominciamo subito con lo zoccolo duro, anche se sono le 8 di mattina e mi rendo conto che per lei cominciare già con questi discorsi alle 8, fin quando poi ne parlerà, penso fino a stasera tarda, non sarà divertente, però purtroppo lo zoccolo duro c'è, tanto più che ieri c'è stato un tavolo tecnico, parliamo del dragaggio del porto di Pescara. E ieri appunto c'è stato questo tavolo tecnico con il governatore Chiodi e la Marineria, ho letto le sue dichiarazioni, lei chiaramente ha preso una posizione molto forte dalla parte dei pescatori o comunque di tutti gli addetti del porto. Perché chiaramente non si capisce come mai ci sia questa situazione di stallo. Io glielo chiedo da esterna, nel senso non sono di Pescara e sono una spettatrice che guarda questa situazione da diversi mesi ormai. E che sta succedendo? Dovendolo descrivere a qualcuno che non ne sa nulla, perché immagino che a Pescara ne sappiano più di noi, però per noi esterni. Ma forse una trasmissione di solo 30 minuti non è Non sufficiente basta. per spiegare un caso, direi, ormai nazionale. Dico questo perché noi, quando dico noi, alludo al sottoscritto in qualità di ex commissario, insieme al governatore Chiodi, al sindaco, di Pescara, la Capitaneria di Porto, la Camera di Commercio, le altre parti, della politica, sia locale che regionale. Ci siamo mossi appena io sono stato nominato commissario perché potessimo ottenere l'autorizzazione per sversare a mare una parte dei sedimenti, ricordo circa 73.000 metri cubi. Dopo una serie innumerevole di riunioni, finalmente nel settembre, ormai un anno fa, nel fine settembre 2011, il Ministero dell'Ambiente ci diede l'autorizzazione per sversare a mare, poi ci chiese ulteriori disposizioni cautelative, proprio perché lo sversamento al mare, diciamo, è l'ultima spiaggia. Quindi, dopo averci fatto una radiografia e averci trovato, diciamo, a posto con tutti gli incartamenti, arrivò il giorno fatidico, il 12 dicembre scorso, dove incominciammo l'attività di dragaggio. Dopo un'ora e mezza, probabilmente per un esposto, la procura dell'Aquila ci bloccò il cantiere. Da quel punto, da quel giorno ad oggi, non si è ancora riusciti a capire se all'interno della darsena commerciale sia presente o meno questo fantomatico DDT che dopo anni è risuscitato. Ecco, la mia domanda parte proprio da questo, la famosa vasca di colmata di cui stiamo parlando, no? E il problema è che già da mesi si parla di questi controlli che dovevano essere fatti perché risultava inquinato. Io adesso la metto in maniera semplice per spiegare la situazione. Ancora non sono stati fatti questi controlli? Allora, l'ARTA Abruzzo, che è il massimo organismo regionale, ovviamente, peraltro è previsto nel mio OPCM di nomina che io mi dovessi avvalere sia dell'ARTA che della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila, ha fatto le analisi. Ha fatto le analisi e ha detto per ben due volte che non c'è nessun tipo di presenza di DDT, oppure c'è una presenza talmente limitata da non, diciamo, creare problematiche. Un laboratorio privato invece ha detto esattamente il contrario e quindi ci troviamo in questa situazione di stallo ormai da diversi mesi, da troppi mesi, e proprio qualche giorno fa l'ARTA Abruzzo si è certificata per il DDT e ha incominciato a fare nuove analisi, così come era stato stabilito da un protocollo d'intesa, unitamente all'ISPRA. Noi riteniamo che per il DDT avremo notizie certe per i primi giorni di ottobre. A quel punto sapremo, scioglieremo questo dubbio ormai amletico, se all'interno del porto di Pescara è presente una quantità importante di DDT o meno. Nel caso in cui, e noi ci auguriamo, e questo è il nostro forte auspicio, non sia presente il DDT, probabilmente si potrà tornare alla carica per avere l'autorizzazione a conferire in mare i sedimenti all'interno, ad oggi stipati all'interno della
dell'area della darsena commerciale. Tra l'altro io ho letto anche una sua dichiarazione che mi ha fatto riflettere, cioè lei ieri ha parlato delle ultime piogge che sono state tremende, a quel punto in effetti ormai quello che era nella vasca di Colmata comunque è uscito fuori, cioè nel senso ormai non possiamo più parlare di non inquinamento, ormai la zona è andata. Io non sono un tecnico e quindi non mi voglio azzardare a dare giudizi o fare commenti fuori luogo, però il buon senso mi porta a dire, ma innanzitutto anche se c'è il DDT anche durante l'anno le correnti non è che poi fanno rimanere in sospensione il DDT solo all'interno della darsena commerciale, perché certo, poi c'è uno sfogo in mare, quindi probabilmente questo DDT va lungo le coste o in mare aperto. E comunque in questo periodo, la settimana scorsa abbiamo avuto delle precipitazioni abbondanti su tutta la costa, Pescara per pochissimi millimetri non ha sfiorato l'esondazione del fiume Pescara con tutte le problematiche del caso. A quel punto, non lo dico io, ma parlando con gli armatori, con la marineria tutta, mi hanno detto, ma tutto questo limo, tutti questi fanghi, questi sedimenti ed eventualmente questo DDT, con questa corrente, probabilmente, anzi sicuramente, si è depositata oggi lungo le coste, certo, oppure subito dopo in mare aperto. Noi con il nostro progetto di dragaggio andavamo a conferire i 73.000 metri cubi a circa 6-7 miglia dal porto di Pescara. Quello era il primo obiettivo. E poi c'è un problema di natura economica da non sottovalutare assolutamente. Oggi sappiamo perfettamente che il conferimento a mare ha un costo molto ma molto ridotto rispetto ad altri tipi di dragaggio. Parliamo di 10 euro circa a metro cubo se dovessimo conferire a mare contro i 120, 130, 150, 100, quindi somme da 10 volte in su maggiori. Una spesa ben diversa. Una spesa ben diversa. Oggi con la carenza di provvidenze economiche e finanziarie che tutti gli enti, a partire dal Ministero fino ai comuni più piccoli, soffrono e soffrono in maniera pesante, forse dovremmo tutti ripensare questa attività di dragaggio e capire se vogliamo far prevalere il buon senso o meno. Quindi io mi auspico che almeno una parte possa essere conferita in mare, perché probabilmente con i tempi che corrono oggi chiedere 13-15 milioni di euro a un ministero per risolvere non in maniera definitiva ma in maniera parziale e per un periodo temporale limitato il problema del dragaggio, per me da pubblico amministratore forse è immorale. La marineria, lo sappiamo, è stremata, anche perché questa situazione ormai è ferma da diverso tempo, l'abbiamo detto, ormai è un anno che c'è questa situazione. C'è il fermo pesca attualmente. Nel momento in cui il fermo pesca finirà, possiamo prendere come ipotesi l'idea di spostare le attività di pesca in altri porti della nostra regione? Ma guardi, quando noi parliamo di marineria, forse non accendiamo un focus completo ma limitato, perché oggi il problema del mancato dragaggio è vero che va a colpire in primis la marineria, ma va a colpire tutto il mondo dei commercianti, degli intermediari, tutti quelli che gravitano intorno, attorno al porto di Pescara, tutte le attività commerciali, pensiamo a chi oggi ha un'attività per quanto riguarda la benzina, gasolio o il petrolio. Pensiamo ai tanti ristoratori che non si possono approvvigionare presso il mercato di Pescara, o ai commercianti che devono acquistare il pesce non dal porto di Pescara ma in porti regionali o extraregionali, quindi anche con un aggravio di costi. Ricordo che attorno al porto di Pescara gravita un volume d'affari di circa 30-40 milioni di euro e un numero di dipendenti tra indotto e direttamente marinai che lavorano presso le imbarcazioni di circa 1.000 dipendenti. Quindi parliamo di una vertenza che non ha un risvolto locale ma un risvolto quantomeno
quantomeno regionale. 1000 dipendenti che non possono essere trasferiti in massa ad Ortona. No, tanto non ci sono le condizioni esempio. Affinché tu, perché loro ovviamente fanno un discorso di squadra, e qui lo voglio ribadire in maniera chiara e non per demagogia o per approvvigionarmi le simpatie della marineria. Devo dire che la marineria ha in tutti questi mesi, forse anche in tutti questi anni, ha mostrato un senso di responsabilità molto importante. È a fianco alle istituzioni per capire come risolvere il problema, non sta alzando assolutamente il livello della polemica e dello scontro, e quindi vuole capire giustamente non solo cosa succede oggi, ma cosa succede domani, perché ci sono in ballo investimenti, ci sono in ballo mutui, sia che gravano sulle proprie abitazioni, ma anche sulle loro imbarcazioni, imbarcazioni che peraltro riportano danni quotidianamente. Quindi forse oggi l'opinione pubblica ha un'idea subordinata, residuale, rispetto a quella che è la gravità del problema. E loro ieri hanno ribadito ancora una volta con fermezza che il 6 ottobre, il giorno in cui scade il fermo biologico, loro vogliono sapere se o vengono indennizzati oppure vogliono tornare a lavorare. Qual è la sua previsione, Presidente, vista di questa data? Tornare a lavorare ovviamente con tutti i problemi anche di sicurezza, perché ricordiamo che prima di tutto noi ci dobbiamo occupare di salvaguardare la sicurezza della vita di chi va in mare facendo un lavoro ovviamente molto molto difficile e rischioso. Oggi è una giornata importante perché oggi giovedì 20 settembre ci hanno garantito principalmente al Presidente Chiodi che nel Consiglio dei Ministri che si terrà nel pomeriggio si parlerà della vertenza del porto di Pescara e si cercherà non solo di provvedere e di prevedere a ricercare le risorse che servono per far pubblicare il bando di gara, ma anche per cercare tutti gli appigli normativi per velocizzare le pratiche per indire questa gara d'appalto. Quindi possiamo sperare che oggi sia una giornata di svolta? Mi auguro e lo spero vivamente che possa essere una giornata importante, una giornata che doveva essere già, si doveva già verificare circa 7 o 15 giorni fa, però ieri il Presidente Chiodi ha avuto rassicurazioni. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, penso che non sia più da rimandare il fatto di poter farci sentire noi da un punto di vista istituzionale, la marineria da un punto di vista della protesta, probabilmente anche sotto il Ministero a Roma. Voglio anche aggiungere un altro dato. Spesso le opposizioni parlano di politica assente, parlano di regione assente. Devo dire che la regione Abruzzo, e qui io non lo dico in qualità di presidente che è iscritto allo stesso gruppo partitico del presidente Chiodi, ma il consiglio regionale, specialmente grazie al lavoro dei consiglieri regionali di Pescara, all'assessore Mauro Febo, che ha dimostrato grandissima sensibilità per la problematica della marineria, ma ancora di più il presidente Gianni Chiodi, hanno sin adesso messo delle fish importanti sul tavolo. Parlo già di 4-5 milioni che la regione Abruzzo ha approntato e andrà ad approntare per la risoluzione di questo problema, ricordando a tutti, principalmente a chi ci sta seguendo da casa, che il porto comunque è un'infrastruttura non di proprietà del comune, della provincia ma statale, o della regione Abruzzo, ma è del governo, dello Stato, e quindi il Ministero delle Infrastrutture deve fare di tutto e deve reperire le risorse economiche sufficienti per garantire la ripresa delle attività all'interno del porto di Pescara. E noi ce lo auguriamo, perché comunque la nostra regione ha già diversi problemi da fronteggiare, ancora non ci riprendiamo dal terremoto, sinceramente anche il dragaggio, ci mancava solo questo, mi viene da dire. Cambiamo argomento, perché un altro annoso problema degli ultimi mesi è l'accorpamento delle province. Allora voglio sapere cosa ne pensa il Presidente della Provincia di Pescara, soprattutto che fine farete voi presidenti?
Ma cosa faremo noi presidenti? Forse è il problema meno importante, un problema che interessa poco alla pubblica opinione. Io dico che questa norma, così come è stata partorita, è probabilmente frutto di un'intuizione sbagliata, di un'intuizione in qualche maniera influenzata più dai media, influenzata più dai mal di pancia dei cittadini e non presa a coscienza e in maniera rigorosa. Ci sono ormai studi e ricerche approfondite condotte dal Ministero del Tesoro, dalla Ragioneria Generale dello Stato, da dove si evince chiaramente che oggi la panacea di tutti i mali per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica non era l'abolizione prima e oggi l'accorpamento delle province, ma probabilmente era altro. Peraltro, proprio in questi giorni, si sta dimostrando in maniera molto palese che forse i veri centri di costo dove ci sono cifre esorbitanti sono le regioni e non le province. Non mi voglio addentrare in questo, Sì. in questo meandro, oppure come è stato detto più volte, dove oggi in Italia esistono una pletora di enti, sovracomunali oppure enti di cui spesso non si conoscono i nomi, di cui spesso non si conoscono gli amministratori e che fanno attività che potrebbero essere traslate in capo alle province sicuramente, sia perché hanno competenza, sia perché hanno in organico dipendenti che hanno una preparazione tale da poter espletare queste funzioni. E l'abolizione di questi enti, che sono oltre 1.000 in Italia, porterebbe sicuramente un risparmio economico rispetto all'abolizione, quindi ancora di più oggi all'accorpamento delle province, di ben 22 volte quello che è il costo politico della provincia. Peraltro vorrei ricordare che già il governo Berlusconi, in una delle ultime, in ultimi, uno degli ultimi suoi decreti, aveva stabilito la riduzione dei consigli comunali, la riduzione dei consigli provinciali e regionali oltre il numero degli assessori. Comunque, la legge esiste e va applicata. Come finirà la questione? Sono gli ultimi giorni di fuoco per quanto riguarda il Calabruzzo, perché sono arrivate diverse proposte sul tavolo, proposte che verranno votate domani, venerdì 21 all'Aquila, probabilmente la giornata di domani o al massimo ci sarà un aggiornamento nei primissimi giorni della settimana successiva. Io ritengo che forse oggi le soluzioni più praticabili sono due. Ricordo che noi come Popolo della Libertà abbiamo proposto un'idea che riteniamo ancora la più convincente e vincente, ossia quella di creare da un lato la provincia dell'Aquila e dall'altro una macro provincia che parte da Teramo, con E Pescara e Chieti. con Chieti. Non si andrebbe a creare così come alcuni sostengono una frattura tra l'Aquila e il resto della provincia, perché l'Aquila ovviamente oggi ha delle altre emergenze che deve fronteggiare, la costa ha altre necessità, nessuno vuole pensare di andare a saccheggiare altri territori o a svilire o a mortificare altri territori o altre province. Noi riteniamo che questa sia una soluzione di buon senso perché prendiamo Teramo, la fascia, quella della Val Vibrata, probabilmente si sente già più protesa verso le Marche, quella più verso Silvi Pineso nei confronti di Pescara, così come la fascia che verso Castilenti, quindi verso la Valfino. Quindi io Sarebbe quasi la divisione più naturale. ritengo che Teramo ha pochi punti di contatto, sia storici, culturali, ma economici, ma anche di morfologia con la provincia dell'Aquila. Però difficilmente, ed è giusto parlarsi chiaramente e dire cose come stanno, sia per esigenze territoriali che per esigenze politiche, questa nostra proposta non verrà accettata. Perché forse alcuni pensano che poi Pescara andrebbe ad avere ancora maggiore risonanza. Io
E quindi oggi le soluzioni che a mio parere sono più percorribili, poi probabilmente quello che dico verrà disatteso completamente domani, è o la divisione Teramo-Aquila, Pescara-Chieti, oppure far rimanere l'Aquila e Chieti, che sono comunque le due province che hanno i requisiti che la legge ti impone, perché l'Aquila è capoluogo di regione e Chieti rientra in quei due parametri che sono stati calati dall'alto anche in maniera frettolosa e forse da un governo tecnico che poco conosce le dinamiche e le realtà delle varie regioni. Eppure la seconda soluzione potrebbe essere quindi far rimanere l'Aquila, far rimanere Chieti e creare una nuova provincia Pescara Teramo. Che sarebbe comunque possibile, quindi ci possiamo fare un Potrebbe pensiero. essere possibile, però ricordiamoci che la ratio della spending review è quella di accorpare le Certo. province il più possibile, quindi probabilmente creare una terza provincia potrebbe poi non trovare i favori del governo, perché ricordiamoci che poi la decisione definitiva sarà presa dal governo. Ecco, le volevo chiedere cosa pensava del governo tecnico, ma l'ho già intuito dalle No, ultime guardi, dichiarazioni. oggi governare uno Stato penso che sia molto difficile e molto complesso. Le problematiche sono innumerevoli, stiamo vivendo una crisi economica forse maggiore anche quella che si è vissuta a livello mondiale nel 1929. A quanto pare sì. Basti pensare che ormai al Ministero del Lavoro a Roma non aprono più tavoli per le vertenze perché sono stati sforati proprio tutti i parametri possibili. Basti vedere quello che accade in Abruzzo, dove ogni giorno si apre in tutti e quattro i territori provinciali, si aprono delle nuove vertenze. Il governo Monti ovviamente ha ereditato una situazione difficile, noi abbiamo un debito pubblico tra i più elevati a livello mondiale, certo da un governo tecnico ci si attendeva qualcosa di più. Probabilmente dobbiamo, oggi i partiti devono fare un mea culpa perché probabilmente non hanno dato buona prova di sé, hanno abdicato al ruolo principale e quindi ovviamente il governo politico è stato poi scalzato da un governo tecnico e comunque il presidente Berlusconi ha avuto un'intuizione quando, pur avendo i numeri, ha capito che forse per il bene dell'Italia bisognava passare la palla. E comunque il dato Non so, oggettivo è che il governo tecnico comunque si è ritrovato con tante gatte da pelare, gatti da quindi chiaramente non pelare. può essere il governo migliore che gli italiani si possano ricordare, che come sempre chi ti fa la ramanzina e ti costringe a mettere le mani nel portafoglio non te lo ricordi mai con amore, però poi sono quelli che ti salvano e che ringrazi in maniera tardiva o no? Sì, ripeto, la situazione è molto complessa perché abbiamo un governo tecnico con tutti i ministri tecnici che però poi si deve fronteggiare con un Parlamento e con un Senato fatto da tutti i Certo, politici. infatti il Però problema è lì. devo dire che almeno in questa fase i partiti che sostengono il governo tecnico, ossia il PDL, il PD e l'UDC, stanno dimostrando per la coesione e il bene del paese che non ci si deve dividere in situazioni molto, molto complesse e molto difficili. E penso che i cittadini oggi a chi fa politica lo stanno dicendo quotidianamente, che almeno sulle grandi partite ci sia un grande senso di responsabilità, un grande senso di coesione, ormai non nessuno vuole più la politica fatta di urla, fatta di imprecazioni, fatta di messaggi che poi non possono essere più tramandati in cose concrete. Oggi l'amministratore a tutti i livelli deve indicare con chiarezza i 2, 3, 4, 5 obiettivi che si vuole prefiggere e dire come quegli obiettivi possono essere raggiunti, perché ormai, come diceva lei, le favolette non possono essere più raccontate. Oggi c'è un livello di tensione sociale importante e quindi dobbiamo stare attenti perché è vero che l'Italia poi nei momenti difficili ha sempre avuto la schiena dritta e ha superato questi momenti difficili. Però oggi vedo che ci sono troppe, troppe tensioni
c'è una situazione economica finanziaria difficilissima, c'è una situazione occupazionale che non riguarda solamente i giovani, ma anche una fascia importante di donne e uomini che sono usciti dal ciclo lavorativo a 45-50 anni e che difficilmente trovano difficoltà importanti nel rientrare nel mondo del lavoro, e quindi oggi di problemi ce ne sono veramente, veramente tanti. Ora ho delle curiosità personali, perché mi va di chiudere con leggerezza, perché comunque abbiamo toccato temi forti, anche importanti della nostra regione, ed era giusto farlo. Però mi viene una curiosità, nel senso che vedendo spesso il suo nome sui giornali, come è normale che sia con la situazione di dragaggio, mi sono chiesta che effetto fa a un ex commercialista che era abituato a stare, penso, nel suo studio a gestire numeri e altre situazioni, ritrovarsi poi in una realtà ben diversa dove si è continuamente nell'occhio mediatico e tutti i giorni comunque si leggono le proprie dichiarazioni o comunque intuizioni delle proprie dichiarazioni. Come si arriva a questo livello e come lo si gestisce? Ma innanzitutto ex commercialista, diciamo che non pratico più quotidianamente, però la politica è un momento di passaggio, e quindi non è detto che subito dopo questa esperienza possa tornare a tempo pieno a fare il commercialista. Dico con franchezza che a me svolgere attività politica piace molto. Piace avere ruoli operativi e quindi confrontarmi tutti i giorni con i cittadini, perché una delle cose che mi riempie più di orgoglio è quando si riesce a dare una risposta concreta al cittadino, sia su il rifacimento di una buca oppure su una vertenza più importante. E quindi l'impegno che si profonde quotidianamente, devo dire, è tanto. Forse non viene percepito nella sua totalità dai cittadini, perché i cittadini pensano, a torto o a ragione, che oggi chi svolge attività politica è ancorato alla sua poltrona, prende prebende, chi oggi si occupa di politica viene visto nell'eccezione più negativa. E penso che anche questo risvolto debba essere un po' rivisto, perché è vero che in questi anni, negli ultimi tempi, la politica spesso ha dato una prova sicuramente non bella, non positiva del suo essere, del suo agire. Però devo dire che a fronte di chi sbaglia c'è un plotone di donne e di uomini impegnati in politica che tutti i giorni, con grandi sacrifici, non prendendo queste famose prebende o questi famosi incentivi di cui si parla, lavorano per le proprie comunità e per le proprie collettività. Noi non dobbiamo mai dimenticare che comunque la politica è fondamentale, e mai come in questo periodo io ritengo che ci sia bisogno di più politica e non di meno politica. Perché i problemi sono tanti, a partire dagli asili, dalle scuole dei nostri figli, dalla pulizia della città, dalla sanità. Quindi non possiamo pensare di delegare sempre ad altri l'impegno politico, e poi quindi siamo portati a deturpare il mondo politico. Poi quando viene colpito un nostro interesse più o meno lecito, allora ci ricordiamo di ricorrere alla politica. Quindi lei, Presidente, non è stanco? Io non sono assolutamente stanco, sono sempre più voglioso di andare avanti, perché credo in questa attività, credo che l'attività portata avanti con i propri collaboratori, con i propri consigli e assessori sia un'attività importante, e anzi lancio un appello a tutti coloro che, giovani e meno giovani, ma soprattutto i giovani, vogliono impegnarsi in politica, di farlo e di incominciare a capire da subito qual è il clima che si respira nel mondo della politica, e capire e incominciare a immergersi nei problemi, a partire dai problemi del proprio rione fino ai problemi più importanti. Perché oggi la politica ha bisogno di nuovi innesti, di nuove figure, di persone che hanno voglia di fare, di persone. Perché noi ormai, io sono tra quelli che è stanco di vedere al Parlamento italiano persone che sono oltre 30-40 anni, che ovviamente al di là della propria caratura non hanno più la voglia, non hanno più gli stimoli per risolvere i problemi. Oggi i problemi sono tanti, c'è bisogno di competenza, non ci si può più approssimare, non si può più fare clientela come è stata fatta in maniera sbagliata
fino a qualche anno fa, e quindi il mondo sta cambiando e anche la politica sta cambiando, e spero che questo cambiamento venga percepito e venga preso di petto specialmente dalle generazioni più giovani. L'ultima domanda con la quale voglio chiudere è un po' una provocazione: come si sopravvive a un tavolo tecnico? Visto che voi ne fate tantissimi, mi chiedo come fate a gestirli, perché poi durano ore e ore, no, giorni e giorni. L'approccio che ho io quando mi siedo a un tavolo tecnico è il seguente: cercare di capire innanzitutto bene la realtà che dobbiamo andare ad affrontare, non sedersi mai con demagogie e fare promesse che poi non possono essere mantenute, confrontarsi con il mondo esterno e cercare di creare anche un cronoprogramma, perché poi gli obiettivi devono essere dati, ma bisogna poi che questi obiettivi vengano colti in tempi ragionevoli. E fuori dal tavolo tecnico, Guerino Testa che cosa fa nel tempo libero? Ma oggi devo dire che ho veramente poco tempo libero, poco tempo da dedicare agli impegni personali o agli hobby. Ovviamente cerco di dare una via preferenziale alla famiglia, alle mie due bimbe piccole, cercando comunque di avere sempre, perché poi questa è la mia indole, avere rapporti con gli amici di sempre, perché poi penso il caffè con l'amico prima di iniziare la giornata sia uno dei momenti più belli ai quali uno non deve mai abdicare. Assolutamente da salvaguardare. Io ringrazio il presidente della provincia di Pescara per essere stato con noi. Grazie. Vi do appuntamento a domani, e sempre con Presto Presto, ore 7:30 rassegna stampa, ore 8 l'appuntamento con il nostro ospite. Buona giornata a tutti. Buongiorno.